Spieghiamo il senso fisico dell'ultimo esperimento realizzato. Abbiamo inviato con il microfono un'onda armonica di frequenza qualsiasi, per esempio 1338 Hz. Il microfono stava qua e inizialmente il tubo di Kunth era aperto a entrambe le estremità. Poi abbiamo chiuso il tubo con il tappo dalla parte destra. Inizialmente l'abbiamo chiuso qui all'estremità. E siamo andati con il microfono a cercare un punto verso l'estremità opposta in cui le oscillazioni di sovra e sottopressione fossero marcate e abbiamo trovato questa posizione qui intorno ai 5,5 cm. Qui abbiamo messo il microfono. Poi, mantenendo fisso il microfono in questa posizione, abbiamo fatto rientrare il tappo che stava all'estremità e siamo andati a cercare in quale posizione precisa dovevamo mettere il tappo affinché si ottenesse una risonanza. Risonanza che riconoscevamo dal fatto che l'ampiezza di oscillazione era massima. L'ampiezza, come sappiamo, è questa. Qui vediamo il microfono in posizione 5,5 cm. La posizione risonante del tappo era 96 cm. Quello che abbiamo fatto è stato di adattare la cavità, cioè il tubo, la cavità, in modo da farla diventare risonante per la frequenza che abbiamo imposto noi, 1338 Hz. Infatti, con il tappo in questa posizione, all'estremità aperta del tubo c'è un nodo di pressione, come sempre, perché lì le molecole si muovono, ricordiamolo, e la pressione dell'aria è sempre uguale alla pressione atmosferica. Invece all'altra estremità dove c'è il tappo, quindi l'estremità chiusa, c'è sempre un antinodo di pressione, perché lì le particelle d'aria non possono muoversi e vengono compresse o rarefatte o schiacciate contro la parete. Quindi la condizione di risonanza è che il tappo deve trovarsi in una delle posizioni giuste affinché sul tappo si crei un antinodo, cioè il tappo vada a finire nella posizione di un antinodo di pressione, mentre invece dall'altra parte all'estremità aperta deve esserci un nodo di pressione. Facendo rientrare ancora di più il tappo, il tubo smette di essere risonante e ce ne accorgiamo perché l'ampiezza di oscillazione delle sovra e sottopressioni diventa molto più piccola, finché, proseguendo ad avvicinare il tappo, non si arriva a quest'altra posizione risonante del tappo che abbiamo misurato in 83 cm, posizione risonante perché soddisfa di nuovo la stessa condizione di prima, cioè che il tappo ora si trova in una posizione corrispondente a un antinodo. Infatti quello che accade è che noi mandiamo questa frequenza arbitraria che corrisponde a una ben precisa lunghezza d'onda, cioè questa frequenza qui più o meno corrisponde a 26 cm di lunghezza d'onda, che sarebbe appunto questa. Questi sono circa 26 cm. E quindi, come al solito, le onde progressive e regressive che rimbalzano indietro, rimbalzano sul tappo che si trova qui oppure qua, poi danno luogo all'onda stazionaria, che è un'onda in cui gli antinodi sono distanziati di mezza lunghezza d'onda, cioè di circa 13 cm. Dunque, ogni 13 cm che noi spostiamo il tappo all'interno del tubo, andiamo a posizionare il tappo su un antinodo. E infatti vediamo che le posizioni risonanti del tappo che abbiamo misurato sono tutte distanziate più o meno di 13 cm tra di loro. Queste sono le lunghezze risonanti del tubo, quindi la lunghezza risonante che abbiamo trovata all'inizio era L8, 96 cm, poi L7, seconda lunghezza risonante più corta, 83 cm, L6, L5 e così via. Se io per esempio metto il tappo qui, il tubo non diventa una cavità risonante perché questa posizione non garantisce la condizione di risonanza che vuole sul tappo, cioè sulla parete chiusa, vuole l'antinodo, perché sappiamo che sulla parete chiusa la pressione deve oscillare al massimo e non un nodo come in questo caso. Ora vediamo come ci siamo accorti che era l'ottavo antinodo quando abbiamo messo il tappo in questa posizione 96 cm. Possiamo accorgerci in due modi. Un modo è quello di spostare il tappo progressivamente, cosa che abbiamo fatto, sempre mantenendo fissato il microfono qui nel primo antinodo. Abbiamo fatto rientrare il tappo e abbiamo contato tutte queste posizioni risonanti e quindi abbiamo contato tutti questi antinodi a 8, a 7, a 6, fino a 1, che in realtà non è raggiungibile perché il tappo non può mai arrivare fino al microfono per come è stato costruito l'apparecchio.
Comunque, il secondo metodo, invece, per accorgerci che era l'antinodo ottavo, è quello di mantenere il tappo fissato in questa posizione risonante, senza far scorrere il tappo, e al contrario fa scorrere il microfono, magari all'indietro. E il microfono va a trovare, prima parte da questo antinodo, poi ne trova un altro, un altro, un altro, alla fine trova 7 antinodi, e poi dovrebbe trovare l'ottavo, ma per lo stesso motivo di prima non riesce ad arrivare fino al tappo per come è costruito. Quindi, riassumendo, o spostiamo il tappo all'interno tenendo fermo il microfono e troviamo 8 posizioni del tappo risonanti, oppure teniamo fisso il tappo qui e spostiamo il microfono e troviamo 8 posizioni risonanti del microfono, cioè 8 antinodi. Ora formalizziamo la condizione di risonanza, che è la stessa che abbiamo visto prima. Ln sarebbero le varie posizioni risonanti. Per esempio la L1, che sarebbe la lunghezza del tubo quando il tappo sta qui, quindi il tappo è stato fatto rientrare, immaginiamo, fino a qui, la L1 è questa lunghezza, è una lambda quarti. Infatti n uguale 1, 2 per 1, 2, meno 1, una lambda quarti. E la lambda quarti sarebbe questa, è questo un quarto di lunghezza d'onda. Il secondo antinodo, o seconda posizione risonante del tappo, cioè il tappo adesso sta qui, corrisponde a una lunghezza del tubo che è di 3 quarti di lunghezza d'onda, 1, 2 e 3 quarti. Infatti per n uguale 2 abbiamo, questo calcolo fa 3 quarti di lunghezza d'onda. E così via fino a L8, la cui lunghezza dall'inizio del tubo, la parte aperta, fino a qui, è pari a 2 per 8 meno 1, 15, lambda quarti. Infatti se le contiamo ne sono 15, 1, 2, 3, 4 e così via fino a 15. L'obiettivo didattico di questo esperimento è mostrare le risonanze, cioè l'onda stazionaria di nodi e antinodi che si è formata qua dentro. Il secondo obiettivo, come al solito, è quello di misurare la velocità del suono in aria, lambda per F, la frequenza la conosco, lambda invece me la misuro. Perché io conosco, so che tra due antinodi successivi c'è mezza lunghezza d'onda, che appunto sarebbe questa la mezza lunghezza d'onda. So che tra 18,5 cm e 96 ci sono 76 cm e mezzo e che sono 1, 2, 3, sono 6 mezze lunghezze d'onda. Perciò ricavo la lunghezza d'onda 25,8 cm, la sostituisco nella formula della velocità e trovo 345 m al secondo, che è un valore in ottimo accordo col valore atteso.